ci aiuta lui, eh? Bravo, eh? Come ti chiami? Giovanni. Giovanni? Cipriano. Vediamo, Siamo al Parco dell'Altamugia, all'interno della fiera di Gravina. Per il primo anno stiamo vedendo la valorizzazione del parco. Dottor Tarantino, giusto? Sì. Cosa ne pensa di questa fiera? Come sta andando? Cioè, l'iniziativa come va? Allora, l'iniziativa sta andando benissimo. Il parco è partner di questa fiera dei parchi, condivide l'idea progettuale, è contenta, ha visto in questa edizione una sinergia molto importante tra tutti e 13 comuni del parco, comuni che sono diventati 15 perché con la perimetrazione delle aree contigue abbiamo inglobato anche Acquaviva e La Terza. Una sinergia molto importante per il parco, perché se i comuni vanno oltre il ragionamento del campanilismo, noi sicuramente andremo a valorizzare al meglio tutto il nostro patrimonio enogastronomico e quindi tutti i 13 prodotti identitari del parco, il patrimonio paleontologico, archeologico, naturalistico e culturale. E questo, il ruolo del parco è proprio questo, mettere insieme tutti questi comuni, andare oltre i campanilismi e valorizzare al meglio tutte le sue potenzialità, perché purtroppo molte delle sue potenzialità continuano a rimanere, se non c'è un gioco di squadra, inespresse. In più, la nota positiva, lo scorso 6 febbraio con il sindaco di Gravina, la Regione Puglia e Federparchi, di cui io faccio parte, la Federazione dei Parchi Italiana, abbiamo deciso di lanciare un progetto molto ambizioso, che è quello di trasformare questa fiera in una fiera nazionale, tematica, sui parchi e sul turismo sostenibile, e quindi creare un momento importante di confronto a livello nazionale, se non anche a livello mediterraneo, e quindi coinvolgere e invitare qui a Gravina tutti i parchi nazionali, regionali e le varie protette, per creare in 3 giorni un momento di confronto fra tutte le esperienze dei parchi e soprattutto valorizzare tutto il patrimonio enogastronomico presente nei parchi. Questa iniziativa si dovrebbe svolgere a partire dall'anno prossimo, tra marzo e aprile, a mesi in cui il parco compirà 20 anni, perché ricordiamo che il parco è stato istituito nel 2004. Esatto, è una bella iniziativa veramente, cioè è ora che in questo territorio qualcuno si dia da fare, è ora veramente. Io vi faccio i complimenti, veramente, è una bella iniziativa, grazie, un grande piacere. Buonasera. Buonasera. Oggi siamo alla 729esima fiera di Gravina in Puglia, una storica fiera ormai conosciuta in tutta Italia, se non oltre. E abbiamo visto quest'anno, questa è la prima volta dopo 3 anni di fermo causa Covid ed altro, delle novità. Per la prima cosa non avevamo visto l'occhio, diciamo, del comune di Gravina ha fatto, come dire, una collaborazione con i comuni limitrofi. Sì. Oggi siamo al comune di Poggiossini. Sì. E quindi parliamo con la signora Agata Picerno, presidente della Proloco di Poggiossini. In pratica col comune ci siamo alternati per usufruire di questo stand dove la Proloco deve promuovere il territorio, quindi ha portato i prodotti tipici del nostro paese per far conoscere in tutta Italia. E poi siamo contenti di questa iniziativa, anche perché la fiera vedo che ha avuto una svolta molto positiva. Dobbiamo ringraziare anche il comune che ci ha dato la possibilità di poter usufruire dello stand e di promuovere la Proloco. Abbiamo portato foto, video di quello che la Proloco fa durante l'anno. Sto vedendo questi prodotti, questi sono i vostri prodotti locali. Sono tutti prodotti di Poggiossini locali. Abbiamo la birra del birrificio Sbam, la birra Ostuni, il sott'olio Verone, le mandorle e quello che si fa con le mandorle di Armienti, la nostra acqua famosa Orsini, ormai molto famosa, e poi abbiamo i prodotti di Caputo e dei vini che sono usciti da poco, degli amici nostri Antonio Raguso e Michele Conca. Benissimo, poi abbiamo benissimo. Il nostro libro di Poggiorsini, che se qualcuno lo vuole prendere, non ha nessun costo, viene regalato. Così la gente può vedere le bellezze del nostro paese. Abbiamo anche l'olio della produzione Leone,
tipo di ossini, sempre di olio biologico. Poi altri prodotti che non siamo riusciti ad avere, che sicuramente avremo domani, come il panificio Cantore. Verremo a trovarvi a Poggio Orsini. Ok, grazie. Benissimo, grazie ancora. Ed è stato un piacere. Poggio Orsini è un piccolo comune della provincia di Bari, ma è un gioiello incastonato nella Murgia, un piccolo gioiello. Sì, infatti si trova nel costone murgiano ed è proprio un gioiello di paese. Benissimo, grazie. Grazie a lei, buona serata.